È stato arrestato dai carabinieri di Caserta il boss della camorra Giuseppe Setola, ritenuto uno dei latitanti più pericolosi, autore di una lunga serie di omicidi. I carabinieri lo hanno arrestato a Mignano Montelungo. All'arrivo dei militari nell'abitazione dove era nascosto, Setola ha cercato di fuggire. C'è stato un inseguimento sui tetti, ma alla fine è stato catturato. A quanto si è appreso, aveva una frattura al polso che si era procurato durante la fuga due giorni fa dal covo di Trento La Ducenta. A Mignano Montelungo si sarebbe dovuto far curare in una clinica con la complicità di due persone fermate poi dai carabinieri per favoreggiamento. I militari avrebbero intercettato una telefonata tra Setola e i due, così dopo un blitz nella clinica sono poi andati nell'abitazione dei due complici e lo hanno trovato. Al momento Setola è interrogato nella caserma dei carabinieri qui a Caserta ed è tutto, ti restituisco la linea. Sì, rimaniamo in argomento, sono stati sottoposti a fermo giudiziario anche due uomini che si trovavano con il boss della camorra Setola nell'abitazione di Mignano Montelungo. Uno dei due fermati è Paolo Gargiulo di Aversa, 23 anni. Secondo quanto si è appreso, l'uomo è cugino di Nicola Gargiulo del clan Bidognetti. In stato di fermo anche un italo-americano, John Loran di Pozzuoli. Anche loro erano armati ma non hanno posto resistenza e non hanno tentato la fuga quando sono arrivati i carabinieri. Intanto il procuratore di Napoli Giovan Domenico Lepore, che sta tenendo una conferenza stampa, ha reso noto di aver ricevuto telefonate di complimenti dal ministro dell'interno Roberto Maroni e dal guardasigilli Angelino Alfano. Il capo della direzione distrettuale antimafia Franco Roberti ha ricevuto la telefonata di complimenti e felicitazioni per la brillante operazione di questa sera da parte del capo della polizia Antonio Manganelli. E proprio questa mattina